Buona serata dalla redazione del TGTN. Tra pochissimo il nostro telegiornale, ampio spazio dedicato alla cronaca. Partiremo con l'inchiesta sulla morte di Cesare Ruffolo, ricordiamo avvenuta il 3 luglio scorso all'Annunziata di Cosenza a seguito di una trasfusione. Ci sono stati vari provvedimenti nel corso di questi mesi, le perizie dei tecnici incaricati dalla Procura della Repubblica e poi ancora la visita e il sopralluogo degli ispettori all'interno dell'ospedale civile dell'Annunziata. Si allarga l'inchiesta e riguarda in realtà tutto il paese, lo vedremo tra un attimo. Parleremo poi di morti sul lavoro perché è deceduto a seguito del ribaltamento del trattore un uomo a Filandari. Siamo in provincia di Vibo Valentia. Torneremo ad occuparci della questione della chiusura del tribunale di Rossano perché ci sono delle reazioni che arrivano dal mondo politico. Subito però i titoli del nostro telegiornale. La Procura di Cosenza ha disposto il sequestro su tutto il territorio nazionale di un intero stock del sapone all'origine del contagio che ha portato alla morte di Cesare Ruffolo, il pensionato di Rende, avvenuto il 3 luglio scorso. Il neo segretario di Italia dei Valori a Cosenza parla del futuro del partito, mentre in Consiglio regionale Caputo se la prende con la politica per il Tribunale di Rossano e Stillitani annuncia le dimissioni e attacca: non voglio più prendere 8.000 euro al mese. Nessun episodio di razzismo nel quartiere Casali di Cosenza, i cittadini aiutano i Rom, quello che contestano è che la soluzione temporanea non può diventare definitiva. Mai più una tragedia come quella capitata al giovane Eugenio Nigro quando nell'estate di 6 anni fa perse la vita nel tentativo di spegnere un incendio. La sua città, Lappano, non l'ha dimenticato. Applausi per la prima nazionale di Fiabeschi, torna a casa il film dell'attore e regista cosentino Max Mazzotta. La pellicola è stata interamente girata nella città dei Bruzzi e in alcuni centri della provincia. Il Lega Pro il Cosenza, teso in campagna dalla forte casertana, mentre la Vigor debutta in casa con il Chieti. In Serie D, la prima del Montalto nel nuovo stadio coincide con il derby con la Vibonese, a Lorenzo il Rende ospita il Savoia. :34 di nuovo buona serata dalla redazione di Teleuropa e allora partiamo con l'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica, inchiesta che è partita, lo ricordiamo, da una denuncia sporta dai familiari di Cesare Ruffolo che è deceduto nel luglio scorso a seguito di una trasfusione avvenuta all'interno dell'ospedale civile dell'Annunziata. Le prime perizie, lo ricordiamo, 2 mesi fa dissero che l'anziano era morto a causa di un batterio contenuto nel sapone utilizzato dai medici prima della trasfusione. Passaggio importante, passaggio sul quale l'inchiesta della Procura della Repubblica ora si allarga e dispone il sequestro dello stock del sapone in tutto il paese. Intanto ci sono anche i primissimi risultati della visita degli ispettori all'Annunziata di Cosenza. Il punto con Marisa Fallico. L'inchiesta sul sangue infetto, avviata dalla Procura di Cosenza dopo il decesso di Cesare Ruffolo, il pensionato di Rende, morto per una trasfusione all'Annunziata, varca i confini cittadini, regionali e diventa nazionale. E sì, perché il procuratore capo del Tribunale Bruzio, Dario Granieri, e il pool di magistrati che seguono il caso hanno disposto il sequestro in tutta Italia dello stock di sapone sanitario nel quale sarebbe stato riscontrato il batterio killer transitato nelle sacche di sangue utilizzate all'ospedale civile di Cosenza. Un provvedimento d'urgenza per evitare altre possibili contaminazioni. Dunque, la tragica vicenda di Ruffolo, prontamente denunciata dai familiari e che ha dato il via all'inchiesta, ricordiamo sono 7 le persone indagate, ha aperto uno squarcio su un sistema di criticità nella filiera delle trasfusioni. Ad avvalorare i dubbi e i sospetti della magistratura è arrivata anche la relazione degli ispettori inviati dal ministro della Salute Lorenzin a Cosenza il 12 agosto scorso, in cui si sottolinea che, senza voler entrare nel merito giuridico, al di là di ogni ragionevole dubbio, la situazione riscontrata ha favorito la contaminazione senza la quale non si sarebbero verificati eventi avversi.
Il team guidato dal direttore del Centro Nazionale del Sangue, Giuliano Grazzini, infatti, al termine di un'accurata ispezione e confronto con i responsabili del servizio trasfusionale dell'azienda ospedaliera dell'Annunziata, ha messo nero su bianco le pesanti disfunzioni, le gravi carenze in questo segmento sanitario. Sotto accusa il sistema di gestione informatico, non adeguato agli standard, la carenza di controllo di qualità, compresa la sterilità degli emocomponenti, le modalità di lavorazione e controllo del sangue, il precario rapporto di collaborazione tra i vari responsabili. A tal proposito, gli ispettori hanno sottolineato l'urgenza della nomina di un nuovo direttore del servizio trasfusionale, con elevate competenze tecnico-scientifiche, esperienziali e gestionali, per poter ricostruire dalle basi il servizio. Per gli ispettori, all'interno delle figure presenti, non ci sarebbe nessuno in grado di assolvere a questo compito. Una sonora bocciatura. Prescrizioni, raccomandazioni che, se non attuate secondo gli ispettori, favorirebbero il permanere di un elevato rischio per la salute pubblica. Alla luce dell'inchiesta giudiziaria e di quella ministeriale, la morte di Cesare Ruffolo è quantomeno servita ad evitare, si spera, altre tragedie e a portare alla luce le tante falle della sanità calabrese. Allora, continuiamo con la cronaca, ci spostiamo però nel Vibonese, siamo a Filandari, qui nel pomeriggio c'è stato un incidente, a perdere la vita un uomo, la notizia la leggiamo insieme ora sull'Ansa, si chiamava Pasquale Mangialavori, è morto in seguito al ribaltamento del trattore con il quale stava arando un terreno. L'allarme è stato dato dalle persone che stavano lavorando insieme alla vittima. I medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e i carabinieri per accertare le cause dell'incidente. Siamo adesso ora alla politica. Facevamo riferimento alle reazioni al decreto con il quale è stato chiuso il tribunale di Rossano. C'è una proroga, lo avete sentito nel corso di questi giorni nei nostri telegiornali, proroga di 2 anni, ma il territorio chiede al governo nazionale di fare un passo indietro. Il consigliere regionale Caputo invece se la prende con la politica, che non ha fatto abbastanza per proteggere il territorio dello Ionio Cosentino. Ancora sul fronte della politica ci sono tantissime reazioni alla notizia delle dimissioni dell'ex assessore Stilitani, che lascia anche l'incarico in consiglio regionale a Palazzo Campanella, e poi il nuovo corso d'Italia dei Valori con la visita del neo segretario Ignazio Messina a Cosenza. Il punto nel servizio del nostro direttore Attilio Sabato. Certo, Ignazio Messina, fresco di nomina, si gioca le sue carte. È convinto di rivitalizzare un partito in cui c'è troppo di Pietro ancora e che fa registrare diffidenza e perplessità. Il neo segretario è qui per riannodare e tessere. E poco importa se molti hanno salutato pur avendo ottenuto tanto. A Cosenza lancia il messaggio: vogliamo tornare ad essere noi stessi, dice, rivendicando con orgoglio l'ancoraggio ai valori del partito, quelli macchiati e forse spazzati via dalla tempesta. In Calabria la situazione del partito non è proprio incoraggiante, ma Messina non molla e spiega che c'è la volontà di dimostrare che non tutto è perduto e che ci sono tanti giovani disposti a sostenere le ragioni della nuova primavera d'Italia dei Valori. La visita in Calabria in un momento di grandi tensioni, in cui in Consiglio regionale si litiga per la vicenda del Tribunale di Rossano, con Caputo che attacca frontalmente Scopelliti e la politica calabrese, rea a suo giudizio di non essere riuscita a difendere il presidio di legalità, togliendo un altro pezzo importante nel puzzle dell'Alto Ionio Cosentino, sempre più depauperato e marginalizzato. E proprio mentre i consiglieri rispediscono al mittente la proposta dei grillini, che solo qualche giorno prima avevano proposto un referendum per cancellare il vitalizio da subito, senza aspettare la prossima legislatura. E mentre l'ex assessore Stiritani, dopo mesi di profonda sofferenza vissuti da separato in quella che fu la sua casa, l'UDC, trova il coraggio di lasciare, spiegando che non se la sente di continuare a percepire 8.000 euro al mese in un momento come questo. Chissà, se avesse ottenuto quel che voleva, forse il tema sarebbe stato diverso. Ma questa è un'altra storia. E mentre i consiglieri del PD, o parte di essi, hanno già individuato in Matteo Renzi il futuro e avviato le manovre di avvicinamento.
Normale, in politica succede quando cambia il vento. Ecco, la visita di Messina giunge in un momento complicato, in cui le fibrillazioni non mancano e le idee sono sempre meno chiare. Domanda, il neo segretario d'Italia dei Valori, in questo contesto, riuscirà a far breccia tra i calabresi, tenuto conto che di novità vere in giro ce ne sono ben poche? Allora, a proposito di fibrillazioni, la settimana che si chiude oggi è stata caratterizzata dal botta e risposta politico e non solo sulla questione Rom. Siamo quindi a Cosenza. I Rom, lo ricordiamo, che nell'estate del 2012 erano stati trasferiti dal campo nei pressi di Vaiolise nel palazzetto dello sport di Casali a seguito di un incendio. Quella soluzione doveva essere tampone, di fatto vivono nel palazzetto dello sport ormai da 14 mesi. Gli abitanti del quartiere di Casali ci tengono a precisare: noi non siamo razzisti, anche se forse questo è il messaggio che è passato erroneamente in questi giorni. Chiediamo però che i Rom vengano sistemati in strutture adeguate. Emilia Canonaco. È da qui che parte la nostra storia, dalle fiamme che il 22 luglio 2012 si sono portate via 30 di quelle infinite baracche di legno che compongono il villaggio Rom di Vaiolise. È in seguito a questo rogo che l'amministrazione comunale è costretta a trovare una sistemazione alternativa e provvisoria per le persone che in esse vivevano. Eccola la loro nuova casa, il palazzetto dello sport situato nel quartiere Casali. L'iniziale diffidenza dei residenti è lenita dalle rassicurazioni che in questa struttura i Rom, dopo tutto, rimarranno soltanto per poco tempo. Sappiamo che alla fine non è così che sono andate le cose e chi prova a dire che c'è bisogno di trovare una soluzione viene tacciato immediatamente di razzismo. Non è questa però la sensazione che abbiamo avuto soffermandoci a parlare con gli abitanti del quartiere. Non danno nessun fastidio, onestamente, sono educati. Non creano fastidio, però non possono stare loro lì dentro. Venano pure al negozio, educatamente. C'è l'occasione di scambiare una parola ogni tanto? Sì, di cosa parlate? No, ma tranquilli proprio come vi trovate, dici ma ci troviamo bene tu. Chi li voleva mandare via? Chi dice che disturbano? Non è che li vogliamo mandare via, però sistemarli adeguatamente e non vedere lo spettacolo che vediamo tutte le mattine. Che spettacolo? Lo spettacolo di bambini scalzi, di gente che ha sempre fame. Sicuramente non è una cosa che è un onore al quartiere, assolutamente. Non vogliamo essere né discriminanti, ma nemmeno creare un ghetto come hanno creato. La questione principale, e non dovrebbe neanche essere un mistero, è che una struttura quale il palazzetto dello sport non è adatta ad ospitare stabilmente delle persone, soprattutto dei bambini. Si dirà, capirai, prima abitavano sul letto di un fiume. L'inverno ci piove. L'inverno? Ci piove. Qua in... Sì, sì. Ma allora un inverno lì l'hanno già trascorso. Sì, trascorso. Adesso un altro. Speriamo di no, ci trovano una sistemazione. 100 persone in un palazzetto dello sport senza acqua, sono stati senza energia elettrica. Penso che sia una vergogna. E poi c'è un particolare che agli abitanti del luogo non può sfuggire. Quella dell'incendio delle baracche come giustificazione esisteva soltanto all'inizio. Al palazzetto ormai dorme chiunque. Siamo arrivati a 14 mesi. Però 14 mesi non con le stesse persone, ma con un turnover. Senza contare che da quando le famiglie Rom si sono stabilite all'interno del palazzetto, le attività sportive sono state sospese. E la questione non è di poco conto, perché tutti conosciamo l'alto valore aggregativo di uno sport, specie nei luoghi di periferia. L'unica cosa che avevamo qua alla zona era il palazzetto. Avevamo una squadra che giocava, adesso non... Che squadra? Calcio a 5, mi pare. Residenti e ospiti sono in attesa di conoscere le prossime mosse del comune. Nel frattempo i commercianti di Casali mostrano il loro volto generoso affinché nessuno dica che da queste parti dilaga il razzismo. Bambino, lei qualcosa gliela dà? Sempre. Sempre. Cosa chiedono? No, niente. Qualcosina così, una pesca, una cosa così. Anche senza soldi, anche con pochi spiccioli. Ma... E poi? A volte a volte diamo, a volte no, perché come voi sapete sono tanti.
Ci spostiamo adesso a Falconara Albanese, dove è stata sequestrata dalla polizia provinciale di Cosenza una discarica abusiva di circa 6.000 metri quadri, pervasa da un odore nauseabondo. Sono stati trovati ammassati numerosi sacchetti di plastica con rifiuti indifferenziati, 8 container pieni di altro materiale di risulta, una vasca di calcestruzzo contenente del liquido di colore scuro. E adesso a Lappano, cittadina della Presila che non ha dimenticato Eugenio Nigro, giovane paracadutista morto nel tentativo di spegnere un incendio. Rosalba Baldino. Il video dedicato ad Eugenio è costruito come quelli che vengono proiettati nei compleanni e raccontano i sogni di un ragazzo che avrebbe compiuto 27 anni, ma lui si è fermato prima, così la sorella Maria Francesca ha voluto con le immagini far conoscere quel fratello scomparso tragicamente nell'estate del 2007 a soli 21 anni, morto da eroe, cercando di proteggere e spegnere le fiamme che minacciavano il suo paese. E Lappano non ha dimenticato il gesto del giovane paracadutista in licenza ed ha voluto, in una serata organizzata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia e la provincia di Cosenza, onorarne la memoria. Il caporale Nigro, paracadutista della brigata Folgore, medaglia d'oro al valore civile, è stato ricordato in piazza Santa Gemma, la piazza più importante del centro presilano, dal sindaco Maurizio Biasi, dal presidente della sezione di Cosenza dell'Associazione Nazionale Paracadutisti Piero Preite, dall'assessore provinciale Pietro Lecce, il prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao. Occorre mantenere viva la memoria, il ricordo di Eugenio, e se si riesce a fare questo tipo di manifestazioni, il suo sacrificio non è stato assolutamente vano. Nel corso della serata il dibattito incentrato sugli incendi, sulla prevenzione e la salvaguardia del territorio, un incontro partecipato che si chiuso con il concerto per Eugenio eseguito dalla banda Congedati della Folgore. Un crescendo di emozioni racchiuse nel finale dalla voce commossa di Salvatore, il papà di Eugenio. Cambiamo decisamente argomento, tutto è pronto a Piano Lago dal 13 al 15 settembre, la prima edizione di Agrinfiera. Tutto è pronto. Dal 13 al 15 settembre a Paterno Calabro si terrà la prima Agrinfiera delle Valli, un evento che riunirà nei pressi dello svincolo della A3 di Piano Lago centinaia di espositori dei settori dell'agroalimentare, zootecnia e forestazione. Questa manifestazione guarda con attenzione ovviamente al mondo agricolo, alla zootecnia, all'agroalimentare. Quindi rilancia sicuramente l'agricoltura, che deve tornare a giocare un ruolo importante nella nostra società, ma rilancia soprattutto un territorio importante come il territorio della Savuto. Sarà importante sicuramente anche per quanto riguarda delle ricadute del territorio, perché dobbiamo incominciare a pensare che questo territorio si occupi anche in maniera seria, in maniera decisa, in maniera determinata di turismo, perché è sicuramente una zona che può offrire tanto. Anche gli albergatori, ecco mi rivolgo a loro, della costa, devono capire che devono uscire da quella logica albergocentrica che ormai regna da troppo tempo nel nostro territorio e deve incominciare a sfruttare invece che le strutture, questi splendidi territori a partire dal territorio del Savuto. Agrinfiera delle Valli sarà dunque un appuntamento importante anche per il rilancio turistico, per questo gode del sostegno delle istituzioni locali. Paterno Calabro è caratterizzata dalla vita contadina e la possibilità che ci hanno offerto come iniziativa gli organizzatori dell'evento è quella di poter permettere agli agricoltori della zona di manifestare qual era la loro vita, quello che li ha caratterizzato nel corso della loro esperienza. E la cosa importante è che loro impegneranno tutta l'attività non soltanto parlando dell'agricoltura o esibendo quelli che sono i mezzi e l'attività di lavoro, ma si impegneranno moltissimo nel sociale. Abbiamo un impegno da parte anche della provincia che garantirà questo evento come rinascita della vita contadina e della vita sociale. Sarà un evento che accomunerà tutti gli abitanti del posto e della zona limitrofa. Ha scelto la sua Cosenza per la prima nazionale del film Fiabeschi torna a casa l'attore e in questo caso anche il regista Max Mazzotta. Vediamo.
È stato il cinema Citrigno di Cosenza ad ospitare l'affollata anteprima di Fiabeschi torna a casa, l'ironica e divertente pellicola che racconta, grazie al cosentino Max Mazzotta, le vicende di uno studente fuoricorso, squattrinato e scansafatiche, che gioco forza decide di ritornare al suo paesello. Racconta le vicende di questo personaggio nato dalla matita di Andrea Pazienza e che ha visto la luce al cinema grazie al film Paz di Renato De Maria, dove comunque sia Andrea Pazienza, che ha fatto poche tavole, ha dedicato a questo personaggio, e così anche il film su delle scene, diciamo, particolari degli anni 70 a Bologna, dove lui era studente del DAMS. Io mi sono immaginato una storia, gli ho dato un'evoluzione al personaggio, ho immaginato che ai giorni nostri, diciamo, lui ha 40 anni, siccome è sempre stato uno scansafatiche, uno che non ha mai studiato, uno che si faceva mantenere dalla ragazza, e io mi sono immaginato che la ragazza l'ha lasciato, insomma non ha mai lavorato, ha vissuto sempre di espedienti, a un certo punto a 40 anni decide di ritornare al sud, a casa sua, perché le vicende della vita moderna lo riportano indietro. Ma non è che sai quanto costa il biglietto del treno per scendere giù? Sarà, si tanto scende. Il pullman? Sasce, tu sei sempre, no? Faccio l'ovissimo, ma una cinquantina di euro, fammi fare... 50? Ma va bene. Massimo, non è che ci avresti 43,50 euro da prestarmi. E quindi c'è questo messaggio un po' metaforico del ritorno, che è una metafora, appunto, come se lui infatti nel film dice una frase illuminante, che la casa è dentro di noi, la casa ce la portiamo noi dentro, quindi... Questo ritorno è un ritorno metaforico a se stessi. Fiabeschi, nonostante tutto, non risulta mai fallimentare, animato da un'energia che comunque lo sostiene anche contro l'ineluttabile. Tra gli interpreti della pellicola, che viene distribuita in tutta Italia, citiamo Lunetta Savino, Ninetto Davoli e Paolo Calabresi. Guarda qua, questi papi, vai, come si chiamano, vai! Siamo adesso allo sport, il calcio, andiamo a vedere gli appuntamenti delle calabresi in Lega Pro. Il Cosenza in viaggio verso Caserta, in Serie D invece il derby tra Montalto e Vibonese. Anna Franchini. L'ultimo faccia a faccia tra Cosenza e Casertana è datato 19 maggio 2013, era la terza fase dei play-off di Serie D. Gli errori dal dischetto di Marano e Guadalupi hanno infranto i sogni di gloria degli oltre 5.000 tifosi silani accorsi al San Vito. Sembra trascorso un secolo da allora e le due formazioni si ritrovano di fronte in un campionato prestigioso come la Lega Pro. Il Cosenza, reduce dal primo successo stagionale, affronterà al Pinto la corazzata del girone. La squadra di Cappellacci, dopo i due nuovi innesti, Meduri e Castagnetti, è quasi al completo, ma ancora non ben amalgamata. Con questi due innesti della settimana noi abbiamo... diciamo chiuso una situazione che comunque era deficitaria e anche molto, quindi adesso abbiamo anche da che scegliere a centrocampo, quindi ritengo che questa squadra tra qualche mese sarà una squadra molto forte, perché i giocatori sono di primo valore, sono giocatori che io ho voluto e che stimo parecchio e che ho fiducia che in questo tipo di campionato possano fare, insomma, molto bene. Come ho già detto, però c'è bisogno di tempo perché poi la condizione sia fisica che di gioco di squadra, di collettivo, ha bisogno purtroppo di tempo, e quindi noi in questo momento siamo un pochino in ritardo e di conseguenza c'è bisogno di un po' di tempo. Adesso l'attenzione è tutta per la partita, poi ci si potrà concentrare sulle fibrillazioni fra il DG Marino e la società che hanno movimentato la vigilia. Mister Cappellacci non scioglie le riserve sull'11 che scenderà in campo domani, anche se potrebbe confermare la formazione che ha battuto il tutto cuoio. Noi giocheremo più o meno come abbiamo fatto domenica scorsa, è chiaro che c'è la possibilità di mettere dentro uno di questi due nuovi arrivati che comunque, insomma, darebbero comunque più equilibrio alla squadra, che fino adesso ha giocato sempre un po' in maniera scriteriata, e quindi potrei fare una scelta su uno di questi due giocatori, fermo restando che potremmo rimanere anche con la stessa formazione di domenica scorsa, però questa è una decisione che non ho ancora preso, mi riservo la scelta definitiva domani e questo
ma questo sicuramente non cambierà di molto quello che sarà la partita. La casertana, che fino ad ora non ha certo brillato fra Coppa e campionato, dovrà fare a meno dell'esterno Nicola Mancino, reduce da una contrattura al quadricipite nel test amichevole. Baclé e Correa invece stringeranno i denti, anche se non al top della condizione, verranno comunque impiegati contro i Lupi. Nonostante ciò, per il mister, la casertana al momento è più forte del Cosenza. La casertana viene da un risultato secondo me importante, pur se non ha vinto. Debutto casalingo per la Vigor Lamezia, che reduce dal successo di Sorrento ospiterà il Dippolito e il Chieti, mentre in Serie D, prima del nuovo stadio per il Montalto, che affronterà nel derby la Vibonese, mentre a Lorenzon il rende del nuovo acquisto Galantucci ospiterà il Savoia. Chiudono il quadro Nuova Gioiese Orlandina e Licata Interreggio. E come ogni sabato, la nostra rubrica dedicata all'economia. Col New Deal del presidente americano Roosevelt, l'economia mondiale, provata dalla Grande Depressione iniziata nel 1929, ripartì. E ripartì applicando delle regole abbastanza elementari, coerenti con la filosofia keynesiana, e cioè che masse di disoccupati che non producono, che non generano consumo perché non hanno reddito, impediscono all'economia di ripartire. E allora impieghiamole anche utilizzando risorse pubbliche, magari facendo loro fare delle buche che poi vengono nuovamente riempite, quindi opere apparentemente inutili, ma con il loro reddito essi stimoleranno i consumi e faranno in modo che l'economia possa ripartire. L'operazione, come ben sappiamo, riuscì. Nella area urbana della città di Cosenza vi sono numerose opere che sono iniziate o che sono sul punto di essere messe in cantiere. Parlo delle opere che riguardano piazze importanti della città di Cosenza, o di opere che riguardano l'area urbana nel suo complesso, come la metropolitana leggera. Vi è un dibattito sulla efficacia di queste opere, sui disagi che esse stanno comportando per la popolazione. Ma se l'alternativa a delle opere magari di qualità discreta, non ottima, è il nulla, io credo che proprio sposando quella filosofia keynesiana è meglio far partire un cantiere e quindi generare quell'effetto stimolo sull'economia che avere come alternativa il nulla, perché nella nostra area territoriale l'alternativa alle opere pubbliche è esattamente il nulla. Dunque, nessuna ricerca dell'ottimo, ma perseguire il bene comune. In chiusura del nostro telegiornale andiamo a vedere le previsioni del tempo per la giornata di domani. Amici dell'Europa Network, una giornata domenicale caratterizzata da fasi soleggiate su entrambi i settori costieri, ampie aperture nei cieli nel corso della giornata, con la possibilità di trasporto, quindi momenti all'aria aperta, in particolare lungo entrambi i settori costieri, in quanto essendo ancora alta la temperatura, che si manterrà su soglie di 30-31 gradi, la possibilità di trascorrere una giornata al mare potrebbe essere l'occasione per godere di questi ultimi scampoli di estate. Le formazioni nuvolosità uniforme nelle ore centrali e pomeridiane della giornata, in corrispondenza dei rilievi e sull'entroterra, ma senza fenomeni significativi, quindi una giornata tutto sommato al sapore ancora estiva, ampiamente fruibile, ampiamente godibile. Inizio di settimana che si prospetta ancora con condizioni di tipo anticiclonico, quindi favorevole. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, buona serata.